All'anagrafe Gianfranco Corsi Zeffirelli, nato a Firenze il 12 febbraio 23, nato da una relazione extraconiugale ed orfano di madre, ha vissuto un'infanzia travagliata vedendosi riconosciuto come figlio dal proprio padre, un mercante di stoffe di Vinci, solo a 19 anni. Allievo di Giorgio La Pira, Franco Zeffirelli cominciò la sua attività come aiuto regista di Luchino Visconti. Cinema dunque, ma teatro soprattutto, con la Scala di Milano che sarà il palcoscenico della sua consacrazione che gli consentirà di girare il mondo intero. Dall'altro lato il grande schermo, 14 nomination agli Oscar, il rimpianto di non averne vinto uno, in particolare quello di Romeo e Giulietta nel 1968. Dunque Shakespeare come punto di riferimento sul grande schermo, vedesi anche la Bismetica domata, ma soprattutto a teatro. Memorabile il suo Otello, interpretato da un fiorentino come lui, Giorgio Albertazzi, che lo portò alle celebrazioni del quattrocentenario del grande commediografo alla corte della regina Elisabetta, che lo rese cavaliere commendatore dell'impero britannico. La pagina più controversa della vita di Zeffirelli è quella politica, con la candidatura a senatore nelle liste di Forza Italia, con cui venne eletto nel 94 e nel 96, un ruolo che contribuirà a creare divisioni sulla sua eredità artistica. Si schierò come in realtà ha sempre fatto, criticando spesso il degrado della sua Firenze, rivendicando la sua omosessualità, celebre la sua tormentata relazione con Visconti, e al contempo il suo essere fervente cattolico. L'altra fede, quella calcistica, è un particolare non trascurabile della personalità del maestro. Il colore viola, quelli della Fiorentina, difesi polemicamente spesso contro la rivale Juventus. Zeffirelli dunque, un artista assoluto o una figura controversa? Una domanda a cui solo il tempo potrà dare una risposta.